Ci troviamo a Murialdo, ai piedi della frana che ha colpito la strada provinciale 51 e oggi il presidente Vaccarezza con il sindaco di Murialdo danno il via ai lavori per il ripristino della strada. Dopo la frana c'era stato un incontro in provincia con tutti i sindaci e l'impegno che ci eravamo presi era quello che entro il 30 di gennaio avremmo dovuto chiarire quale dei due percorsi avremmo seguito. Oggi è il 28, cominciano i lavori e credo che sia un primo risultato raggiunto in tempi importanti. Adesso bisogna farli in tempi rapidi, verranno realizzati con la massima celerità, si lavorerà su due fronti con due turni al giorno, compreso il sabato e la domenica, quindi i tempi saranno i più rapidi possibili. La speranza è quella di vedere con il mese di febbraio completate le opere della strada e verso la fine del mese di febbraio, massimo inizio di marzo, montato il ponte. La nostra giornata comincia adesso, ma fra un'ora abbiamo un incontro in provincia proprio per ragionare sulla questione ponte. Credo che per stasera potremo avere una data presunta abbastanza veritiera sul giorno di riapertura, del bypass. È presumibile che sia ancora nel mese di marzo, speriamo che sia nei primi 15 giorni, mal che vada comunque entro la fine di marzo. Visto che molto è stato scritto e un po' di polemiche come sempre in questo momento, anche perché capisco anche che la gente poi abbia delle attese e che voglia vedere risolto il problema. Grazie al fatto che il Comune abbia firmato l'ordinanza e sono contento di essere qua con il Sindaco e ringraziarlo perché comunque lui si è preso una gatta da pelare non da poco, perché la firma poi alla fine è la sua su quell'ordinanza. E quindi credo che insieme sicuramente noi faremo di tutto per rendere il disagio il minore possibile, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, tenendo presente che stiamo facendo un'opera importante, che questa sarà una strada che dovrà veder passare anche la viabilità pesante, quindi non è una stradina. E ricordiamo anche a tutti che una volta che tutto sarà finito e un giorno che la viabilità sarà riaperta, queste opere qua verranno demolite. Quindi sono opere che vengono fatte in regime di provvisorietà, sono un'opera contingibile ed urgente, finito, dovrà essere rimossa quest'opera. Oggi siamo qua presenti, la provincia di Savona, il comune di Murialdo, quindi come ha detto poco fa il presidente, gli enti interessati alla risoluzione di questo evento, ma insieme a noi, cosa importantissima, come potete vedere, le ruspe che stanno lavorando su tre fronti, uno qua, uno direttamente sulla frana e un altro poco avanti per collegare con la discesa. Come è stato detto, nel giro di un mese dovremmo arrivare alla definizione di quello che è il percorso, il tracciato stradale e quindi mettere in posa il bypass e il ponte per consentire quindi il transito veicolare con un senso unico alternato.